Buongiorno a tutti, amici azzurri. È sempre e solo forza Napoli, la Juve, che tutto resta è sempre munnezza e sicchimento. Innanzitutto buona domenica a tutti e vorrei dire una semplice cosa. A me la sostituzione di Mezzaloto mi puzza. Ditemi quello che volete, a me la sostituzione di Mezzaloto o di Bello, la partita di Napoli-Udinese, sta cosa mi puzza. Beh, mo rispondo pure a chi mi potrebbe rispondere a dire: beh, avete fatto un casino che ci ammazzo lei. Sì, è proprio questo che mi puzza. Perché mo dicono: facciamo una cosa, togliamo ammazzo Mezzaloto, anzi tutto Loto, non Mezzaloto, e mettiamo un altro. Tanto, o uno, o un altro. Sempre una chiave così. Tutti, come ieri. Ieri si ostinano a dire che il primo gol di Tevez, bingo bong, non era fuorigioco. Vabbè, mi hanno fatto vedere tante immagini, addirittura un Rubendino Sicchieloto. Ma ieri niente di meno che era mezzanotte, gli ridevo solo io, come uno cretino, gli devo da solo. Addirittura mi ha mandato una foto in primo piano, dove c'era Tevez, c'era la linea, c'era Tevez che stava un po' più dietro alla palla, un po' più dietro alla linea, e il giocatore del Milan stava un pochino più avanti, stava in linea, mi sembra che, diciamo, stava in linea, ma dalla figura mi sembrava che addirittura il giocatore del Milan stava più avanti. Ok, però sta foto, ma meno bene, perché sta foto era senza pallone quando partì, e addirittura di fronte a questa foto che ci stavano delle panchine rosse. Ma scusatemi un attimo, ma Rubendus Stadio si è trasferito in due cesse. Chi leggeva un cesse? Ma Rubendus Stadium mo si è trasferito ufficialmente a cesse. Stavano delle panchine rosse come se era uno stadio locale, locale regionale, dove si fanno le classiche partite dei regionali, quei stati là. In pratica loro, quello che hanno potuto capire, pur di nascondere che non era fuori gioco, pigliano i giocatori da Rubendus e espostano come birito. Ma che si chi è merda che si. Ma io comunque, al di là di tutto, al di là di tutto l'uto, non mezzaluto, tutto l'uto, al di là di Bello che ci può stare arbitrare, se noi siamo capaci di impostare subito la partita, non c'è arbitro che tenga. Però vi ripeto e ve lo ripeto ancora altre mille volte, a me la sostituzione di tutto l'otto mi puzza. Questo è il mio pensiero. Poi ci vediamo dopo Napoli Udinese. Un bacione a tutti gli amici miei azzurri, è sempre e solo forza Napoli, perché tutto riesce, è sempre munizia sicchi e merda come Rubendì. Ciao belli e forza Napoli.